Benvenuti in questo video del canale Gen95, questo è Minecraft. E questa è già la terza volta che provo a registrare perché è complicata questa farm che vi devo mostrare, la farm di polli, come ho detto il titolo. Ed è molto efficiente perché fa uova, fa polli, fa piume a profusione, quindi è molto buona. Se volete replicarla, fatela come me che ci riuscite. Io sono in PS4, quindi non so se voi siete da Java Edition. E quindi non so se a voi è diversa oppure non riesce a non si può fare o si può fare cose, però io tanto vedete che ho dei materiali in mano, ho anche i sacchi di lava, ho il ferro posso posarlo perché tanto non penso che mi serve altro ferro, non penso che mi serve altro ferro, e il vetro mi può servire, la pietra sì, perché devo chiudere insieme a voi, chiuderò quella farm lì insieme a voi. Quindi adesso è un po' complicato, è già la terza volta che provo a registrarvi, lo vi ripeto, quindi è complicato perché ci vuole un sacco di tempo per farla. Infatti sto sprecando tutto il mio tempo per fare sta farm perché è un casino. Allora ho fatto il contorno in legno scortecciato, legno normale scortecciato, perché legno di quercia scortecciato. Poi ho fatto la riga sopra e la riga sotto di ciottoli. E ho contornato dopo solo questa parete, l'ho fatta in legno di quercia e l'interno in altri ciottoli. Qua c'è la porta, qua c'è un muro di giungla, perché ho fatto un upgrade alla stanza e ho dovuto ampliare di uno perché non c'era spazio, anzi sotto è ampliato di due perché c'è bisogno di ancora più spazio. Però lo vedrete adesso, quindi adesso vi metterete la testa in condizione di capire com'è questa farm perché è veramente tosta. E poi l'ho fatta un po' stretta, quindi ho fatto un po' fatica a stare nei contorni, nel centro della stanza perché si espande questa farm. Poi vabbè, qua c'è il contorno in giungla, ho fatto con il giungla. E qua i muretti, che ne ho tolti tre qua di muretti per fare appunto questa barriera di giungla, perché sennò non ci stavo con la farm. Però è stretta al punto giusto. Qua c'è la porta. Allora, le altre tre pareti le ho fatte in quercia, completamente in quercia. L'interno l'ho fatto in ciottoli angolo e con parete completa di quercia. Poi qua in ciottoli, vabbè, qua a parte questa facciata che l'ho fatta in vetro perché appunto devo vedere i polli se stanno bene e quindi ho messo il vetro. Ho messo 9 di vetro, poi ho messo un po' di torce ovunque, ho messo una cesta qua con della roba in dentro perché è la roba che sto usando per costruire, non tutta perché alcune l'ho già posata nelle ceste da dentro perché appunto non mi serviva più e quindi l'ho posata dentro. Qua ho fatto dei barili in più che se non mi servono magari potrei posizionarli da qualche parte, quindi ci pensiamo. E poi ho fatto, e poi vabbè, qua sono i semi per dare i polli se per caso calano di numero. Qua c'è una chest vuota, le altre due chest vuote dall'altra parte per il pollo, per le piume e per le uova che metterò qua dentro quando l'inventario si riempirà. Poi vabbè, qua ho messo terra perché qua è tutto in lavorazione, è tutto completamente in lavorazione. Lì c'è una rotaia, lì dietro non vi faccio vedere perché lì dietro c'è una leva che attiva quella rotaia lì. E poi qua c'è un hopper, tutte le rotaie normali fino all'altra rotaia dall'altra parte, alimentata anche quella perché ci ho messo la leva dietro e non ve lo faccio vedere perché sennò distruggerei tutto. Poi qua adesso, se riesco a farvelo vedere, perfetto. Allora lì c'è un distributore, questo qua, c'è un comparatore dietro, un ripetitore, un altro comparatore, 4 di redstone e un ripetitore, appunto per far funzionare la farm, perché appunto serve in modo che quando ogni uovo che entra in questo distributore venga sparato, spara tutte le uova che gli arrivano, così fa nascere direttamente i polli ed evito io di farli spawnare io i polli e fare una farm semi automatica, quindi è molto buona così. Poi naturalmente questo ripetitore manda il segnale a questa roccia, a questa pietra, mattone di pietra, che
che poi manda il segnale, appunto essendo di pietra, manda il segnale al resto e a quello che sta intorno, cioè appunto al distributore, che serve appunto che reazioni il meccanismo, e quindi la reazione di nuovo il meccanismo. Adesso copriamo qua con questo, e qua sopra ci mettiamo i mattoni di pietra, ok, così chiudiamo tutto. Poi qua devo chiudere tutto, ma lo farò dopo perché devo mettere il tocco finale alla fine. Quindi devo fare la chiusura dopo. Poi vi faccio vedere l'altra parte. Prima l'altra parte perché è più semplice, questa parte qua è appunto più facile. Qua ho messo una botola per entrare e uscire. Ho messo le scale con in contorno di legno di quercia. E il resto l'ho fatto in legno di giungla. Il soffitto l'ho fatto in ciottoli. E il pavimento in ciottoli, quindi è una stanza semplicissima, semplicemente per trovare le uova, quindi non l'ho fatta gigantesca la stanza, perché fare una stanza gigantesca solo per le uova e non avrebbe senso. E in più comunque qua ci scenderò raramente, magari passerò qua vicino, le uova si faranno e farò tutte le cose, però non scenderò sempre qua dentro, quindi anche se la stanza è piccola va bene lo stesso. Poi se voi nei commenti mi scrivete: Johnny, vogliamo che tu metti la stanza più grossa per le uova e per le galline, io la espando e la faccio più grossa, però non avrebbe senso secondo me fare una stanza grossa. Allora lì c'è l'hopper scarica in questa doppia cesta, che scarica in questa hopper, che carica in questa doppia cesta, che carica in questa tramoggia, e poi lo carica in questa doppia cesta. E finisce così la stanza. Questa è la stanza piccola solo per le uova, così mi danno le uova e posso droppare le cose. Naturalmente qua ci metterò il carrello che andrà avanti e indietro e spargerà le uova. Andranno un po' qua che farà solo le uova, e di là che fanno le piume e il pollo cotto. Adesso andremo a vedere più nello specifico, perché ci vuole tanto impegno per fare sta farm e ci vuole tanto tempo. Qua ci ho messo una botola per scendere. E qua c'è una cesta vuota. Qua ho messo il contorno in ciottoli e in mattoni di pietra. Ho fatto un po' alternato. Qua ho messo il vetro in modo da vedere i polli che stanno qua dentro. Così posso vedere se stanno bene, se fanno uova, fanno galline, fanno cose. E vedo se fanno cose qua dentro. Adesso sono un po' basso perché c'è la cesta che è un po' bassa. Però facciamo le cose bene. Qua c'è la crafting, così posso. Qua non posso saltare. Qua c'è la crafting, così posso craftare qualcosa se mi serve. Magari devo craftare delle frecce velocemente, quindi ho la crafting lì. Ho messo il pavimento in mattoni di pietra. Tutto in contorno in mattoni di pietra. In più gli angoli li ho fatti in ciottoli. Il contorno degli hopper ho fatto in ciottoli. Qua ci stanno 9 hopper. E una doppia chest, così contornato. Qua ci stanno le lastre di mattoni di pietra sotto. Sopra ho messo le lastre di ciottoli con la lastra centrale di mattoni di pietra, in modo da definire che è diversa, perché è quella centrale dove c'è il cartello. Appunto, ho messo il cartello perché così adesso metteremo la lava, e la lava non va non fa o non occupa tutto lo spazio, lascia il buco in mezzo per arrivare alle galline, quindi per l'arrivo delle galline, in modo che quando sono piccole stanno sotto e non bruciano, quando sono grandi bruciano e fanno i loro drop. Poi ho fatto il contorno in alto di ciottoli, ho fatto il buco qua in mattoni di pietra con i ciottoli ai lati. Poi ho fatto il contorno in mattoni di pietra con il centro in pietra liscia. Pietra liscia, quindi ho fatto un contornato un po' la stanza, in modo da fare un bel cubo fatto bene. Poi qua metteremo la lava, adesso mettiamo la lava perché è arrivato il momento di mettere la lava. Mettiamo la lava qui. Ok, la mettiamo una lì. E il cartello non dovrebbe bruciare. Ok, perfetto, il fail non lo facciamo. E facciamo altra lava qua. E altra lava qua. Perfetto, così la lava brucia i polli che escono dalla zona. 4 sacchi da normali adesso abbiamo, e direi allora adesso di coprire tutto col vetro. Di coprire tutto col vetro, ok, perfetto, così. E poi no, quello lì non metto il vetro. Lì metto la pietra, il mattone di pietra. Ok, così posso
avere la doppia scala a disposizione. Qui ho fatto i ciottoli. Ok. E qui la stanza. Qui la stanza finale in cui appunto cadranno i nostri polli. I nostri polli che nascono dalle uova cadranno qua dentro. Adesso andiamo su, finiamo la farm, chiudiamo tutto e concludiamo l'episodio. Allora, togliamo questo. Ok, e adesso direi, allora facciamo partire la farm intanto. Ok, quindi mettiamo questo dentro. Ah no, mettiamo i due barili. È vero, i due barili mettiamoli. Così siamo a postissimo. Lo mettiamo uno qua. Ok. Ma io volevo metterlo nell'altra direzione. Volevo metterlo verso l'alto. Non steso. No, lo metto steso. Vabbè, l'ho messo steso. Non so come si metta. Magari se miro il muro me lo mette dritto. No, non me lo mette sempre steso. Me lo mette steso e devo fare così allora. Ecco così, perfetto. Ok, abbiamo la botte qua dentro, il barile. Perfetto, quindi abbiamo concluso questa stanza. Andiamo dall'altra parte, senza failare magari. Ok, andiamo da questa sotto e andiamo a mettere... Il cartello non brucia? No, il cartello non brucia, ok, perfetto. Andiamo a mettere la botte qua sopra a questo punto. Ok, perfetto. Va bene. Adesso veniamo su, chiudiamo qua e adesso sistemiamo questa zona. Allora, mi serve il vagonetto con tramoggia. Ok. E lo devo far partire qua sotto. Vai, parti. Adesso lui andrà avanti e indietro e spargerà le uova. Fa vedere le uova che calano. Calano, ok, perfetto. E poi adesso che è tutto in funzione, adesso dobbiamo chiudere la zona, dobbiamo semplicemente chiudere tutto quanto. Quindi io mi farei un altro po' di blocchi. Ok. Usiamo sia questo che ciottoli. Magari un po' anche di mattoni di lapis traliscia, pietra levigata. Ok, qua chiama pietra levigata, ma in realtà serve pietra liscia, perché prima si chiamava pietra liscia. Allora, qua chiudiamo così, tanto qua non ci passeremo mai. Poi io direi di chiudere così. Ok, qua cambiamo. Ok, facciamo così. No, devo chiudere anche là in fondo. Devo chiudere anche là in fondo. Così. Ok, perfetto. La torcia la togliamo. O magari la teniamo la torcia. Potrei tenerla la torcia. Qui ci metterei la pietra liscia. Quindi usiamo anche questa. E qua ci mettiamo la torcia. Così illumina un pochino. E non tiene tutto al buio. Ok. Togli questo, voglio vedere un attimo là in fondo. Ok, si sì, dovrebbe. Qua mettiamo il ciottolo, qua mettiamo la pietra. E qua al centro mettiamo la pietra liscia. Così da chiudere tutto quanto. Ok. Rompiamo questa crafting. Qua mettiamo i ciottoli che tanto non ci serve più. Ok, così chiuso. E ora dobbiamo mettere solo il pavimento. Il pavimento che lo facciamo in mettiamo la crafting da qualche parte, perché qua senza crafting non si va avanti. Lo facciamo in legno, però devo usare il legno che ho qua. Ah, qua c'è una lastra intanto. Ecco, la lastra me la prendo volentieri. Mettiamo due, facciamo uno così e così, sette dovrebbe bastare,
7 dovrebbe bastare. Fatto. Chiuso. Quindi non dobbiamo usare anche questo legno. Allora, adesso io potrei portarmi la roba a casa, però lo farò off camera, non ve lo farò vedere perché sennò diventa noioso e no, magari non lo guardate. Però avete visto la farm di polli, perché è una farm di polli, adesso andiamo qua. Ok. Qua fa le uova. Ok, qua fa tante uova. E vediamo se la fa funzionare anche da questa parte, perché qua farà i polli. Qua farà i polli. Scendi. Qua farà i polli. Ok, non lo so, devo vedere se funziona. Però dovrebbe funzionare. Dovrebbe funzionare. Naturalmente adesso vedrò di se funziona. Ma adesso chiudiamo l'episodio, così non vi dilungo troppo. E abbiamo concluso tutto quanto. Adesso vedrò, inserirò delle uova lì dentro. Vedrò se il distributore le spara. Perché se non le spara sarebbe un fail incredibile. Però dovrebbe spararle in realtà. Dovrebbe farlo. Ma non hanno patchato sta cosa, ma non dovrebbero. Non è un bug, cioè non devono patchare queste cose. Qua mettiamo la terra, i ciottoli. Ok, dormiamo. Ok, perfetto. Però la farm di polli ve l'ho fatta vedere, quindi va bene così. Ok, va bene, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Adesso vedrò io off camera di vedere se la farm funziona effettivamente. Adesso vedrò, la parte delle uova funziona, la parte delle... dei polli non lo so, non lo so perché dipende se il distruttore spara le uova. In tal caso cambierò qualche cosa, farò dire, vedrò se spara le uova automaticamente, se no lo devo sistemare in un altro modo. Però dovrebbe sparare le uova, quindi adesso vedrò. Magari ancora non è spawnato nessun pollo, quindi va bene, devo vedere se il distruttore è pieno di uova oppure le spara. Però le vedrò off camera, quindi va bene così. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi lascio un like, un commento per darmi la vostra opinione, iscrivetevi al canale, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!